Buongiorno a tutti, io sono sempre io, il vostro Game Sanchez, e quest'oggi voglio proporvi un piccolissimissimo tutorial su 3D Studio Max, il programma per creare i modelli 3D. Dico subito che se il tutorial viene una merda e è perché non mi preparo scalettine o robine così, improvviso dico le cose a caso quando devo dirle e niente, quindi non è che c'ho il mio bel discorsino imparato a pappagallo come la maggior parte degli youtubers di merda che sono presenti in rete. E niente, cosa Cristo dovevo... Ah, e in questa prima parte, diciamo, voglio introdurre i primi passi, diciamo. Parto subito col presupposto che, se la minor, parto subito col dirvi che io non è che sono un master, uno scienziato laureato in grafica 3D. Io ho imparato quelle tre minchiate che so da solo, senza leggere guide o cazzate varie, quindi mi riferisco in particolar modo alla gente veramente capace. Se faccio o dico stronzate, non mi stuprate, ma è perché io non ho mai ricevuto un minimo di istruzione, quindi sti cazzi. Ok, bando alle stronzate e ora iniziamo. Allora, qui in alto abbiamo il nostro bel pannellino con vari milioni e milioni e miliardi di stramiliardi di iconcine varie e menu vari, ma non me ne frega un cazzo per ora. Quello che ci interessa a noi è questo: l'object type, ovvero qui noi abbiamo dei, diciamo, delle mesh o sagome oppure forme o come cazzo volete di default. Ad esempio, se clicco sul quadratino, box, quadrato, poi tenendo premuto sulla mia area di lavoro e rilasciandolo, abbiamo definito diciamo, l'area del nostro quadrato. E muovendo il mouse senza tenere premuto stavolta, avanti o indietro, entrerà in funzione la parte 3D, diciamo, del software. Infatti noi così facendo determineremo l'altezza del nostro solido. Quando arriviamo all'altezza desiderata, clicchiamo di nuovo col sinistro e il gioco è fatto. Adesso deselezioniamo il quadrato col tasto destro in un'area a caso e cliccando in questo strano oggetto di tortura cinese, che non è altro che il ruzzino, che non saprei definire in altro modo, l'oggetto che ci permette di muoverci, muovere, diciamo, la visuale, insomma, quel che cazzo è, noi vedremo che abbiamo il nostro quadratino o rettangolino, in questo caso in 3D. Ovviamente di default abbiamo abbastanza opzioni, abbiamo ad esempio il cono. Poi abbiamo la sfera, la geosfera, che non ho mai capito che cazzo di differenza c'è. Poi abbiamo il cilindro, il tubo, ovvero questo. Vada bello. Poi abbiamo il torus, boh, il ciambellone alla Homer Simpson. Vabbè, la piramidina, bla 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 bla, bellissima. Gli egiziani mi fanno una bocca. Il migliore in assoluto, questa non so perché, boh, chi è il tossico che l'ha programmata, ma boh. Tadan, la teiera. Cioè, boh, non capisco sinceramente, boh, vabbè. E poi il, diciamo, più importante, dipende anche dall'utilizzo, abbiamo il plane, ovvero come cazzo lo posso definire?
il piano di lavoro non è altro che una superficie, diciamo. E adesso noi abbiamo imparato dove sono, diciamo, le nostre sagomine di partenza. Bada bello, de. Poi tramite questi tre strumenti, icone, diciamo, come potete vedere, questo è Select and Move. Noi con questo possiamo selezionare le varie forme, muoverle in tre dimensioni, ovviamente. In alto, destra, sinistra, bla 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 bla. Poi abbiamo la funzione Select and Rotate, stessa cosa. Possiamo ruotare su, vaffanculo, sto mouse di merda, Cristo. Ruotare, dicevo, su un solo asse, oppure cliccando in un punto a caso ruotiamo come cazzo ci pare. E poi abbiamo Select and Uniform Scale, ovvero ridimensionare. Anche qui abbiamo la possibilità, posizionando il cursore nel centro di questa, di questo coso che non so definire anche stavolta, tenendo cliccato e muovendo in su o in giù il mouse, noi andiamo a ridimensionare la nostra figura in modo omogeneo, che se vedete rimane comunque la figura del ciambellone, il nostro bel ciambellone. Invece possiamo anche decidere di modificarlo solo in altezza, solo in larghezza e bla 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 bla. Vada bello, ho fatto un anello. Sbilenco, boia, vabbè. E questi sono i nostri tre, le nostre tre iconcine. Io direi che come primo tutorial è venuto abbastanza una merda, ma questo è il mio modo di esprimermi, anche perché non ritengo il caso di usare termini scientifici assurdi che non conosco neanche io, perché io non capirei un cazzo di cosa sto dicendo e voi non capireste un cazzo di quello che io sto dicendo. E direi che per oggi è anche tutto, e se avete domande, come sempre, usate i commenti del video. Qualsiasi cosa volete dirmi, usate i commenti del video. E niente, alla prossima. Salve ragazzuoli. Ciao ciao!